Voi vi direte, è mercoledì perché Mapo sta pubblicando un video? Perché c'è una cosa importante da dire. Ovvero, questo sabato non ci sarà un classico multiplayer tra amici di quelli semplici, amichevoli, cioè sì, sarà sempre amichevole, ma sarà un evento diverso, una gara, quindi una serata organizzata a premi, sempre con 3DRap. Quindi intanto grazie ancora a 3DRap che si è gentilmente accettato di fare da sponsor ancora una volta a un mio evento. Abbiamo visto poco tempo fa, più o meno un mesetto fa, l'evento Time Attack. Questo sarà un po' in una forma diversa, ve lo dico subito, non sarà più un Time Attack, ma sarà una sorta di un gran premio, sì, una sorta di gran premio con gara doppia, quindi prove, qualifiche, gara 1 e gara 2. Il gioco quale sarà? Assetto Corsa Competizione Xbox Next Gen, purtroppo le old gen non funzionano più. 25 posti disponibili, so che si potrebbe arrivare a 30, ma per evitare di essere lì tirato con le iscrizioni, chi più, chi meno, mi lascio 5 posti di margine. Cosa importante, l'iscrizione gratuita. E altra cosa importante è che ci sono 3 premi in palio. A chi andranno questi premi? A chi si aggiudicherà la pole position? Chi vincerà gara 1? E chi vincerà a gara 2? Voi direte, ho capito, ma qui mi arriva il fenomeno di turno e me li vince tutti e tre, gli altri buonanotte. Allora, diciamo che ammetterò che qualcuno possa vincere più di un premio, ma massimo due, cioè se io faccio la pole, non io, uno, faccio la pole e vinco gara 1, ok, mi avrò diritto a due premi, ma non, se vinco gara 2 non me ne prendo tre, per lasciare un po', insomma, di sparta un po' per tutti. Sponsorizzato ancora da 3DRap, che ringrazio enormemente tutte le volte, si dimostrano sempre fantastici. Ragazzi, 3DRap è un'azienda italiana, voi lo sapete. C'è un'azienda campana che produce più che altro modifiche per volanti, simulatori, lavora tanto con lo stampato in 3D, 3DRap, ma non solo. E l'ultima volta ho vissuto un'esperienza piacevole in occasione del Time Attack, dove abbiamo appunto gestito la spedizione dei 3 premi. Su un caso c'è stato un problema, ve lo dico perché per farvi capire quanto sono seri. C'è stato un problema di compatibilità tra il premio, cioè tra la mod, e il volante del vincitore. Gliel'ho detto e hanno spedito quello corretto senza nemmeno ritirarsi quello sbagliato. Quindi, cioè, proprio grandi, fantastici. È così che si fa, che si lavora. E quindi io non faccio altro che raccomandare 3DRap a tutti. Poi c'è anche il mio codice sconto, se volete 10 Mapo 22 per tutti i loro prodotti nel catalogo, 10% di sconto. Gioco Assetto Corsa Competizione, si giocherà sul mio server Mapo Recording Game, cercatelo come Mapo. Arriviamo adesso a parlarvi velocemente della sessione. Ricordatevi 30 perché è facilissimo. Prove libere 30 minuti, qualifica 30 minuti, gara 1 30 minuti, gara 2 30 minuti. Totale 2 ore più i tempi morti, quindi 2 ore e un quarto circa. Inizia il tutto alle 23, come sempre, il tutto trasmesso in live. Io parteciperò in maniera abbastanza docile, diciamo tranquilla, cioè mi faccio le mie gare, ma se sono lì in bagarre non mi metto a lottare fino alla morte. Perché non voglio essere io quello premiato, cioè comunque rinuncerei e non voglio nemmeno rischiare di rovinare la gara a qualcuno. Però a differenza del Time Attack, dove ho solo commentato in modalità cronista, qua invece correrò anche per migliorare un po' anche la live e tutto quanto. Temperatura ambiente 26 gradi, asfalto 30, meteo sereno con 30% di nuvole, variabilità no e moltiplicatore tempo 1 per nessuna sosta obbligatoria, auto giri 3 a vostra scelta libera. Per iscrivervi a questo evento semplicemente commentate, come al solito, il video in questione, non ci sarà un post domani, col vostro gamertag Xbox. Dopodiché io vi aggiungerò una chat dedicata sempre su Xbox, quindi niente Discord, e lì vi sarà comunicati eventuali aggiornamenti, modifiche e, cosa molto importante, in occasione dell'evento anche la password per entrare nel server. Non vi ho detto una cosa, su quale circuito si curerà? Non ve lo dico. Ma ieri, se siete stati attenti, ho fatto sul canale Scheda Community, canale YouTube, un sondaggio dove ci sono due circuiti del gioco base e il vincitore, quello che prenderà più voti, sarà la pista, il circuito scelto per l'evento di sabato. Il sondaggio lo chiudo sabato alle ore 16 più o meno, poi comunque lo comunico anche in chat nel gruppo. Quindi se dovete allenarvi, sapete che le condizioni sono queste. In uno dei due circuiti del sondaggio. Poi,
più o meno lo capite voi, insomma. È per non fare arrivare troppo preparati chi ha più tempo di giocare. Un po' quella cosa che ho gestito anche in altre occasioni con la ruota per randomizzare un po' il tutto. Riguardo ai premi, saranno per volanti Logitech, Trasmaster e anche Fanatec sto giro. Quindi il vincitore non avrà dei premi prestabiliti, ma semplicemente i tre vincitori sceglieranno un premio a testa della lista che vedrete dei premi, che sono molto più di tre, quindi secondo me sarà anche una cosa molto utile, perché uno potrebbe riuscire ad andare a coprire le proprie esigenze magari ricevendo quella mod che gli manca. Massimo due premi a persona, quindi se uno vince qualifiche gara 1 e gara 2 non avrà tre premi ma massimo due. Questo, insomma, dai, è abbastanza semplice. Fate i bravi, non vi ammazzate, le penalità non saranno gestite, a meno che si parla proprio di reclami di fionda proprio senza frenare in una curva. Se no, ragazzi, come al solito dovete stare tranquilli, avete il dovere di comportarvi bene e il diritto di divertirvi. Tutto quello che non ho detto, che aggiornerò, comunque lo trovate in descrizione per non fare un video lungo, ma questo è un'inquadratura generale, quindi commentate se volete partecipare e poi io vi darò conferma man mano come al solito. Ci vediamo in pista, ragazzi.